Modena Inn e Fiordi Risorse sono i due business club più innovativi. È per questo che abbiamo deciso di fare una serata sull'innovazione. E abbiamo chiamato degli ospiti assolutamente innovativi. Dobbiamo decidere soltanto se entro io o se entra subito Matteo a dare il benvenuto. Per me questa cosa non so. Eh? Se, di solito entri tu. Però devi presentare. Di l'argomento. Solito non esiste mai. Okay. Mano alzata e dire voglio fare una domanda a Cucinella, a Foratica, piuttosto che a Karin, ma voi sta storia dell'ambiente, come lo introduciamo? E vieni, dai. Tu sei preparatissimo su questo. Solitamente ci si incontra in contesti magari ufficiali, formali, dove il rapporto è mediato da qualche altra, come dire, interesse, attività, appartenenza, eccetera. Il Fiori di Risorse ha cambiato il modo di incontrare le persone, il modo di vederci, soprattutto il modo di confrontarci su questi temi. Che cos'è il cambiamento e perché il cambiamento è un pericolo che si trasforma in opportunità? L'unica cosa, salutare Paolo Vergnani, Castaspella. E poi entri e fai il... Ti ricordi Paolo Vergnani, Castaspel? Esplorano, creano, ispirano, mandano avanti l'umanità. Forse devono per forza essere pazzi. Hey, è un saluto. Vuol dire ciao in svedese. Guardo gli svedesi per accertarmi che la pronuncia sia giusta. Beh, sono contento innanzitutto perché... per due motivi principali. Il primo è sempre un piacere avere amici a casa, ospiti a casa e, se mi perdonate la battuta, fior di ospiti. Allora, mi hanno fatto mettere la cravatta per fare questo, per toglierla, quindi se fate così anche voi, per favore, cominciamo. Qui un problema di fondo del paese è capire la differenza che c'è tra cambiamento e miglioramento. Le associazioni di categorie, le scuole di margine e tutto il mondo sindacale e politico vi parla di migliorare. Non dico che è sbagliato, ma è come una bilancia, tutto il peso è sul piatto. Considerazioni che magari inducono a ragionare, a portarsi fuori dagli schemi abituali. We can't all say in the cold light of day what's true. Bisogna aver paura di buttarsi, però ragazzi non tutti hanno lo stesso paracadute. Mi sono sentita importante e far parte di Fior di Risorse e così è rimasto. Poi mi hanno trasportato anche a Bologna, dove ho trovato un pubblico molto diverso da Firenze e molto interessante per le mie attività di networking. Incontrarsi con dei colleghi che sono in aziende completamente diverse e che altrimenti non potresti mai avere uno scambio, questa è una cosa straordinaria. Un tempo avresti avuto bisogno di avere enormi appuntamenti, incredibili, lunghissimi appuntamenti con segretari che facevano da gatekeeper, adesso no. Romagna Business Club ha conosciuto Osvaldo, abbiamo stretto una partnership e abbiamo già fatto qualcosa in comune. Qui le categorie non esistono, se esistono proviamo noi a formarle, ma soltanto perché c'è un interesse comune su un argomento. È per questo che Fior di Risorse cresce ogni giorno di più. Che pensi
peccato che adesso andiamo a casa e non siamo nella stessa azienda domani mattina. Possiate coltivare nel vostro gruppo la cultura di fare imprese che cambiano le cose che si sanno fare bene, per farne di nuove che nel tempo si sapranno fare meglio. Tot de volgende keer. Alla prossima.